Ministero del Turismo. E vi spiego perché. E parto dal contratto, perché per me il contratto è un qualcosa di importante, è stato un gesto d'amore e di rispetto nei confronti della Salernitana. Quando parlo di Salernitana, io parlo di Salernitana come colori, parlo di Salernitana come tifoseria, parlo di Salernitana come stadio, come rappresentazione del campo. Le società passano, gli uomini passano, ma quello che resta è sempre il nome. Quindi poi una volta si è chiamata per un breve periodo in un altro modo, ma fondamentalmente sappiamo di che cosa stiamo parlando. Quindi io nei confronti di questa maglia ho ritenuto opportuno fare questo tipo di contratto. Io non sono un uomo da 30.000 euro l'anno, signori, dal punto di vista tecnico non sono un uomo da 30.000 euro l'anno, ma nello stesso momento io rappresento una categoria che è quella dell'associazione allenatori, e quindi non posso offendere la mia categoria e non posso offendere i miei colleghi, e quindi è stato un contratto formale con una cifra formale di 30.000 euro. 30.000 euro divisi in 12 mesi, fate voi conto di quello che può essere. Pensate quello che era. No, era una giusta cifra, a quello che doveva essere un giusto riconoscimento per quello che doveva essere il progetto da dover portare avanti. Quindi nel momento in cui ho accettato di venire qui non l'ho fatto per soldi, è stata messa una cifra simbolica, e dal momento in cui io non sono più l'allenatore della Salernitana, io quella cifra non la voglio. Quindi a me è una cosa che non mi riguarda, non mi appartiene, quindi lascio quello che è dovuto, cioè quello che era il mio contratto, e non lo faccio, come è stato scritto sui giornali, per riconoscenza a Salerno e Salernitani, perché non credo che voi abbiate bisogno della mia emozione. Quindi non è questo, io l'ho fatto semplicemente perché per me allenare questa squadra era un sogno, non era solo ed esclusivamente allenare questa squadra perché avevo bisogno di una panchina, avevo la mia panchina, ne avrò ancora di panchine, non era il bisogno di dovermi per forza sedere. Quando sono stato contattato dalla Salernitana, e qui entriamo nello specifico di quello che è il problema, ma colgo con grande piacere che molti colleghi giornalisti che ho visto in conferenza stampa oggi non li vedo, nella conferenza stampa di presentazione oggi non li vedo. Questo per me è un segnale molto importante, molto molto importante, perché evidentemente hanno fatto una scelta, sono presenti le testate ma non gli uomini, questi hanno fatto una scelta, quindi lascio a voi decidere chi c'è presente. Le chi di Fabiano. No, non fare nomi, qui non ti voglio bene, non fare nomi perché non è giusto, perché poi verranno spiegati i tempi e i modi di tutte le situazioni. Quindi io conosco uno a uno tutti quelli che sono i giornalisti salernitani, tramite l'avvocato ieri abbiamo mandato l'invito a tutti quanti, oggi vedo che molti di questi non sono presenti, ma Rotta è presente, non è in prima fila come lo era in altre circostanze, Vogliamo è presente, non era in prima fila come in altre circostanze, ma sono presenti. Probabilmente sono arrivati con un attimo di ritardo, hanno trovato le prime file occupate o cose di questo tipo, quindi ci mancherebbe altro. Però vedo che mancano parecchi, tutti quelli che mi telefonavano tutti i giorni e ai quali io molto spesso non ho risposto perché sono stati maleducati, perché non hanno rispettato quello che erano le condizioni che avevamo posto nella conferenza stampa. Non mi chiamate perché se mi chiamate finisco di essere un amico e divento l'allenatore della Salernitana, e quindi non posso più rilasciare determinate cose. Detto questo, oggi molte persone non le vedo presenti, e questo siccome non hanno capito un piccolo passaggio, piccolo, vita naturale durante, io frequenterò questa città, sarò un figlio di questa città, vita naturale durante, rincontrerò queste persone, vorrò vedere con quale coraggio mi guarderanno negli occhi, perché questa è una caratteristica che grazie a Dio mi contraddistingo, quella di poter guardare sempre tutti negli occhi. Detto questo, che era una premessa dovuta, andiamo nello specifico di quella che è stata la mia esperienza qui. Sono stato chiamato per portare la Salernitana in Serie B, sono stato chiamato per far sì che questa squadra potesse essere vincente. Ma malgrado tutto questo io ho avuto la fortuna di essere partecipe di un gruppo vincente che poi ha vinto il campionato, che era la squadra di Soglia con Anzaroni, rappresentata da questa maglietta qui. Ero, forse probabilmente non è qui a caso questa maglietta, ero presente, ero uno di quelli, dei componenti di quel gruppo, il gruppo denominato De Agostino di Bartolomei, giustamente, il mio compagno di campo. Il suo compagno di camera nei ritiri quando andavamo a giocare. Quindi detto questo, io non posso pensare di arrivare il primo giorno e trovare 8 ragazzi in albergo alla presentazione della squadra. 8 ragazzi.
di cui questi 8 titolari per quella che doveva essere la squadra che doveva affrontare il gruppo, per affrontare il campionato, diciamo molto poco, mettiamola così. Guardarli negli occhi, ho visto tanta di quell'amarezza in questi ragazzi, e guardare lo staff che avevo a fianco, quando parlo di staff non mi fate puntualizzare sempre la stessa cosa, io quando parlo di staff parto dal magazziniere a me, e in mezzo ci sono preparatori atletici, ci sono fisioterapisti, ci sono medici, ci sono tante altre persone, quindi quando parlo di staff parlo di tutto il gruppo che si sposta insieme, e guardare negli occhi lo staff e vederli spaesati, perché ci si rende conto che noi dovremmo quel giorno rappresentare una squadra che dovrà vincere il campionato e dovrà fare un campionato importante. Non c'erano quelle condizioni. Io dall'alto, scusatemi se mi permetto, dall'alto dell'esperienza non ho fatto altro che portare un sorriso e cercare di trasmettere serenità in quello che in quel momento era uno sconforto generale. L'ho fatto con il sorriso, quasi passando come uno che poteva essere in quel momento fuori luogo. Siamo arrivati in ritiro e grazie a Dio il ritiro, anzi no, aspettate, mi dicono che dobbiamo andare in ritiro a Pizzo Ferrato, con tutto il rispetto per la gente di Pizzo Ferrato, con tutto il rispetto, per carità e per l'amor di Dio, che sono stati squisitissimi nel giorno in cui ci hanno accolto, dal sindaco alle persone, all'assessore che sono venuti quel giorno incontro, ma avendo fatto un giochetto piccolo piccolo, essendo andato su Google Maps, avendo preso l'omino, portato sulla strada, cioè avendo visto la struttura dove avremmo dovuto allenarci, Pizzo Ferrato è vicino a Castel di Sacro, se qualcuno magari non ha logisticamente ben presente dove si trova. Detto questo, chiamo Scarpellino, il preparatore atletico, e gli dico: senti, dobbiamo fare una cosa, dobbiamo andare a vedere il ritiro sul posto, perché non mi convince. Atto di professionalità. Partiamo a spese nostre, andiamo in ritiro, andiamo a vedere il ritiro, e quando arriviamo lì troviamo una sorpresa improponibile. Il campo era in condizioni improponibili. Improponibili, solo il campo, parlo del campo, ma noi facciamo campo, non facciamo scrivania, abbiamo bisogno del campo. Il campo in condizioni improponibili, chiamiamo a quel punto il nostro direttore e gli diciamo: guardi che questo ritiro non è possibile, non è percorribile, dobbiamo cambiare il ritiro. Cambiamo immediatamente il ritiro e andiamo da un'altra parte, stiamo sempre parlando di una squadra che deve vincere il campionato. Scusa Franco, non te l'avevo visto, ciao, non te l'avevo visto, eri nascosto. No, non te l'avevo visto, cioè, quindi come ho detto a Marotta la stessa cosa, vale anche per te con piacere. E trovo un'altra grande disfunzione, che è quella del ritiro, e faccio finta di niente, vado avanti sempre con la consapevolezza di chi sa sulle proprie spalle quello che deve affrontare e dove deve andare. Io non so se questi argomenti che sto usando vi possono interessare, però non possiamo raccontare un fatto se non c'è l'antefatto, e se altrimenti l'antefatto, ragazzi, sono bimbi, i bimbi fanno parte della gioia, quindi bambini di guai chi li tocca. Torniamo a noi e andiamo al ritiro di San Vito. Grazie a Dio in questo ritiro molti di voi sono venuti, e soprattutto tutti i giornalisti sono venuti e si sono resi conto con i propri occhi, senza dover tramandare o sentir dire, o come il luogo comune nel mondo del calcio mi hanno detto, l'hanno visto con i propri occhi, su quante migliaia di difficoltà quotidiane dovevamo ragionare. E io in tutto questo vedevo, osservavo e ridevo. Sorridevo, non ridevo, perché ridere è diverso. Sorridevo, trasmettendo la mia serenità a tutti quelli che c'erano a fianco, che pendevano dalle mie labbra, che aspettavano in me un atteggiamento di isterismo, un atteggiamento di un qualcosa che non andasse bene. Mi sono presentato a tutti gli allenamenti sul campo con il telefono in tasca, non si è mai visto un allenatore con il telefono in tasca. E anche da questo punto di vista il signor Fabiani a un certo punto mi ha detto: ma non si è mai visto un allenatore con il telefono in tasca? Grazie, detto da te è un grande piacere, vuol dire che non hai capito un cazzo. Perché vi dico questo? Perché il telefono in tasca era perché ogni 5 minuti squillava il telefono ed era una proposta di mercato fatta da lui, non da un altro, fatta da lui. Quindi una proposta di mercato per poter dire: questo giocatore che ne pensi, quest'altro giocatore che ne pensi, perché eravamo un cantiere aperto, sempre una squadra che deve vincere il campionato e deve battere tutti, eh? Quindi ricordatevelo questo è fondamentale. Quindi io che cosa faccio? Sono sempre con il telefono ad aspettare per dire questo sì, questo no, questo forse, questo vediamo. Mi vengono proposti centinaia di giocatori,
Nomi sui giornali? Zero. O quelli che noi abbiamo voluto far sentire. Centinaia e centinaia di giocatori, ma io avevo ben mente qual era il giocatore tipo della Salernitana. Dal punto di vista tecnico, perché rappresenta una grande platea, dal punto di vista agonistico, perché fa un girone impossibile, perché è un girone difficilissimo. Poi se ci saranno ripescaggi, se ci saranno cambiamenti di girone, queste sono cose che non si sanno. Noi dobbiamo lavorare per una cosa che abbiamo, per una linea dritta che abbiamo, ma soprattutto deve avere la moralità di poterla indossare questa. E quindi, grazie alla fortuna di tanti anni vissuti sui campi e vissuti anche in televisione, ma la televisione vista dal punto di vista di come la vediamo noi, qui ci sono degli amici che hanno assistito con me dietro le quinte a qualche trasmissione di 90° minuto di Serie B, ci sono, così come lo vedete qui, tanti piccoli schermi con tutte le partite in diretta, e noi siamo seduti qui che guardiamo tutte le partite contemporaneamente. Dice, ma come si fa a vederlo? Un po' d'occhio, un po' di esperienza, un po' di capelli bianchi e di pancia, questo mi fa capire che probabilmente ce la fai. E quindi quando hai la fortuna di vedere tutte queste partite per anni di seguito, oltre che a vederle in campo, ti fai l'idea di quelli che possono essere dei giocatori, poi perché li hai allenati, poi perché li hai seguiti, di quelli che possono essere giocatori in grado di poter vestire questa maglia. E ora vi faccio una considerazione, mi riferisco soprattutto alla stampa. Vi ricordate quando noi abbiamo perso un giocatore che andò al Benevento, dal Perugia al Benevento? Non faccio nomi perché non voglio offendere nessuno. No. Vi ricordate quel momento lì? In quel momento fu fatto uno striscione alla Righi, dove veniva accusata la società di non fare mercato. Immediatamente dopo, e io parlando con degli amici dissi, non vi preoccupate, state tranquilli, non vi preoccupate, non potevamo raccontare le cose, però sapevamo quello che stavamo facendo, quello che stavo facendo. E quindi non vi preoccupate, state tranquilli, non fate, non dite, state tranquilli, aspettate, aspettate, abbiamo perso questo giocatore, non vi preoccupate, non vi preoccupate, non vi preoccupate. Perché avevo in mente la linea tecnica da dover seguire, tecnica, perché poi entriamo nell'aspetto societario, nell'aspetto dei rapporti, sapevamo dove dovevamo andare a parare. E quindi detto questo, o sapevo dove dovevo andare a parare, detto questo vengo chiamato dal signor Fabiani a dover fare un'intervista sul sito della società per trasmettere alla piazza tranquillità. Vengo chiamato per fare una cosa del genere, io mediaticamente parlando me li incarto e me li scarto tutti come una caramella e me li metto in tasca, perché mediaticamente parlando non ho bisogno che nessuno mi dica quello che devo dire, so benissimo quello che devo dire, non ho bisogno di professori e di istruttori. Vengo chiamato a fare questa cosa, sempre tornando al discorso degli otto presenti al primo giorno di ritiro, sempre tornando al discorso di quelli che erano il sorriso di Pizzo Ferrato e tutto il resto, con grande serenità, senza puntualizzare l'ovvio, perché se devo puntualizzare l'ovvio è solo una perdita di tempo, con grande serenità rilascio questa intervista e cerco di trasmettere serenità alla piazza, consapevoli di quello che dovevamo fare. Detto questo, qualche giocatore è arrivato, qualche giocatore importante è arrivato, poi entro nel merito, lo dite in mezzo a Roma per quanto riguarda i giocatori importanti, qualche giocatore importante è arrivato, ma noi nel frattempo siamo partiti per il ritiro e ci troviamo a San Vito di Cadore. San Vito di Cadore, a questo punto tu devi preparare una squadra. Per chi conosce le dinamiche di campo e sa come bisogna preparare una squadra bisogna prepararla sotto molti aspetti. Si parte da quello psicologico, perché si cerca di dare un'identità su quello che è il filo da dover contenere e portare avanti, fino a finire a quello che è l'aspetto tattico. Ma voi mi spiegate quando in un amichevole, ma rotta di me si dicono stupidaggine, quando in un amichevole la prima dobbiamo fare più cambi con gli stessi giocatori che sono usciti e poi rientrano e poi alla fine facciamo giocare anche un bambino per dare un segno di distensione, di serenità? Ti ricordi i cambi fatti lì vicino, te lo ricordi? Perché non arrivavamo a un numero legale per poter fare una gara. E allora, per chi conosce le dinamiche di campo, per poter allenare una squadra dal punto di vista tattico bisogna che ci siano tot giocatori e tot giocatori ombra. Ombra significa la squadra allenatrice, mentre una squadra si allena c'è la squadra allenatrice, tipo il pugilato quando c'è lo sparring partner che allena il pugile. La stessa identica cosa. Quindi noi non arrivavamo nemmeno a farne 11, come potevamo pensare di poter fare dal punto di vista tattico un lavoro? E nel frattempo io stavo raccogliendo l'acqua con lo scolapasta.
Tutti i giorni andavo, prendevo l'acqua, con lo scolapasta, e nello scolapasta non mi rimaneva niente. Perché chi era scontento da una parte, chi era scontento dall'altra, chi aveva il muso per un motivo, chi aveva, scusate il termine, il cibo per un altro, chi aveva una cosa e chi aveva un'altra, e tu dovevi stare tutti i giorni a ricucire, sempre con il sorriso, sempre, quello senza mai farlo venire meno, parlando con tutti i giocatori nella stessa maniera, con tutti i giocatori, guardandoli negli occhi e avendo rapporto con tutti i giocatori alla stessa maniera, punto. Tutti, nessuno escluso, cercando di dare la stessa serenità e lo stesso spirito di appartenenza dal magazziniere che fece una riunione dentro gli spogliatoi, richiamando i giocatori all'attenzione e alla professionalità, non perché non l'avessero, ma perché per il futuro mi ero portato avanti con il lavoro, portando ad esempio il nostro magazziniere Gerardo, una persona di uno spirito di sacrificio disumano, per quello che fa questo ragazzo per il bene della sanità e per il lavoro che fa per la sanità. Portando lui come ad esempio, cosa che non si è mai vista in uno spogliatoio, difatti mi hanno guardato come un extraterrestre. Detto questo, noi stiamo andando avanti, dobbiamo crescere, dobbiamo andare avanti, dare spirito di appartenenza, dare condizione, dare forza, dare sicurezza nei mezzi, nel lavoro che va fatto, ma in tutto questo siamo sempre un numero esiguo di giocatori. I giocatori mano a mano arrivano, cominciano ad arrivare, il numero comincia ad ingrandirsi. Questo numero però non è sufficiente per fare che cosa? Sono giocatori non allenati, quindi non hanno le gambe per poter sopportare certi allenamenti, certi carichi di lavoro e poi poter fare determinate partite. Questi giocatori hanno un problema fisico e quindi dobbiamo andarci con il misurino, non possiamo romperli. Grazie a Dio, tranne Giacomini, non c'è stato un infortunio muscolare, non c'è stato nessuno che si è fermato. Gaglionetta si è fermato per una botta, non per altro, ma 3 giorni, quindi nemmeno più di tanto. Non ci sono stati problemi di questo tipo. Questo che cosa fa capire? Grazie allo staff, quindi ritorno al discorso dello staff generale, grazie allo staff si è lavorato tutti con grande competenza e professionalità. Non si è mai visto un ritiro dove un solo giocatore ha avuto un problema e nessun altro, con quelle difficoltà. Qui mi fermo perché ho voluto raccontare una parte che probabilmente molto di voi non sanno e vi voglio far capire quanto di professionalità è stata messa in quel ritiro. Probabilmente il mio modo di affrontare il tutto con il sorriso è stato interpretato come un qualcosa di superficialità. No, era un qualcosa che veniva semplicemente trasmesso dal punto di vista della serenità, perché non c'erano le condizioni in quel momento di dover fare le cose con atteggiamenti e con intensità diverse. Detto questo, siamo andati a fare qualche amichevole, così come la partita di Coppa Italia contro l'Alessandria. Adesso io chiedo agli opinionisti della stampa se hanno visto una squadra dimessa anche solo una volta o anche solo per un tempo, se hanno mai visto un giocatore non uscire dal campo, grazie, ha capito il volo, grazie, se hanno mai visto un giocatore uscire dal campo non avendo dato tutto, se hanno mai visto un giocatore risparmiare un centimetro di corsa o una goccia di sudore, malgrado non fossimo ancora un organico completo, e non è ancora fino a domenica, poi da domenica in poi è una cosa che non mi appartiene più, non era un organico completo. Quindi, non essendo un organico completo e con tutte le difficoltà, io sono partito coefficiente difficoltà 100. Sono stato mandato via in un mese, 30 giorni, 17 luglio, 17 sono stato mandato via, 17 luglio, 17 primo allenamento, 17 agosto ultimo allenamento, con una squadra competitiva, organizzata, con spirito di sacrificio e con un'identità ben precisa. Quindi in questo mese qualcosa è stato fatto, malgrado il coefficiente di difficoltà fosse 100, eravamo arrivati a un coefficiente di difficoltà 30, quindi c'era stato un grande lavoro in tutto questo. Che succede in quest'arco di tempo? In quest'arco di tempo mi vengono fatte delle pressioni a 360 gradi. Da chi? Al momento, arriviamo con calma. Lo dico, se hai fretta, te l'ho detto, hai sbagliato posto, se hai fretta. Perché siccome questa è l'ultima volta che io farò questo, perché dopodiché non ci sarà più occasione, perché io andrò nel mio silenzio totale, cosa che ho fatto anche negli ultimi 3 giorni, andrò nel mio silenzio totale, quindi mi poi prendo tutta la calma per poter spiegare quelli che sono stati questi 33 giorni di esperienza mia sulla panchina della Serenità. Quando non manna ma chissà fu presidente o danno finito sulla pizza. Guarda, apro subito una parentesi, se qualcuno aspetta che io possa parlare male glielo dico, no, in mezzo a Roma, no, io parlo di miei, io racconto i miei.
Io racconto i miei, poi ognuno è libero di... Aspettate, io racconto i miei fatti. Non posso raccontare i fatti degli altri perché non li conosco. Io racconto i miei fatti, racconto i miei rapporti e racconto la mia esperienza. Questo io devo fare, perché io per sentito dire non parlo. Io parlo per me, perché sono consapevole di quello che dico, perché l'ho vissuto sulla mia pelle e perché pago sulla mia pelle se qualcuno ha qualcosa da ridire. Quindi quello che dico me ne prendo tutte le responsabilità delle mie parole. Punto. Aspettate, per favore. Quindi, detto questo, andiamo a... fatto perdere filo di discorso. Mi vengono fatte delle pressioni di vario tipo. No, no, per il momento no, grazie. Mi vengono fatte delle pressioni di vario tipo. Partendo, io non l'ho mai visto. Sono 36 anni che faccio questo lavoro. 1979 sono uscito per la prima volta di casa per andare a giocare nel settore giovanile del Genoa. Ero un bambino, sono del 63, quindi fatevi voi i conti. Esco per la prima volta di casa, oggi siamo ad agosto 2014, io non ho mai visto che un allenatore, sia da giocatore, poi da allenatore ancora di più, deve chiedere il permesso a fine gara per poter andare in sala stampa, a fare la conferenza stampa. Questo è assurdo. Ma cosa pensate che io vada a dire in sala stampa, a fine gara? Ma con chi pensate di avere a che fare? Con un matto? Sono 6 anni che lavoro in Rai, eh? 6 anni. Non ci sono matti lì, eh? Ci sono persone molto equilibrate. Quindi io, quando mi vengono dette queste cose, aspetta, dobbiamo decidere se tu puoi andare. Chi deve decidere? Su che cosa? Ma che cosa pensi che vada a dire? Ma Fabiani stiamo parlando. Ma cosa pensi che vada a dire? Primo. Secondo, questo sistema di gioco non va bene. Altro. Primo, laureato al Coverciano con 110 con la lode e il plauso della commissione. Primo, panchina d'argento, panchina d'oro, Ancelotti che vince il campionato, Mario Somma, panchina d'argento. Top 11, miglior allenatore d'Italia. Molti record ancora detenuti, uno dei quali in questa categoria. Vinto 3 campionati consecutivi in 3 categorie diverse. Salvezze miracolose, e la Coca-Cola dice le 3 grandi paure dell'uomo. 1. La morte. 2. Il tradimento. 3. La retrocessione. Non mi sembra di aver capito la vittoria del campionato. Quindi la retrocessione è un grande timore dell'uomo. Retrocessioni miracolose, squadre salvate in maniera miracolosa. Inventore del 4-2-3-1 con i piedi invertiti e il mediano a trequartista, che ancora oggi, dopo averlo vinto il triplete dell'Inter e dopo averci vinto l'ultima Champions League del Bayern Monaco, questo sistema ancora oggi quella di quello del Bayern Monaco è quella che si avvicina di più, stesso Real Madrid 4-2-3-1. Quindi, detto questo, che cosa voglio dire? Sistema di gioco inventato, creato da me, e tu mi parli a me di sistemi di gioco sulla competenza di quale argomento? Calma, ho detto calma, ragazzi, sulla competenza di che cosa? Mi parli a me di sistemi di gioco. Allora, detto questo andiamo avanti. E sto zitto. Stanno passando i giorni. Sapete perché sto zitto? Per 2 motivi sto zitto. Aspetta che ce ne sono altri, eh? Per 2 motivi sto zitto. 2. Il primo, faccio 2 allenamenti al giorno. Scusatemi il termine volgare, chiedo scusa alle signore, ho altri cazzi a cui pensare. Primo, faccio 2 allenamenti al giorno. Secondo, perché ci stiamo allenando in preparazione, sono 2 allenamenti al giorno. Secondo, Maghisi. Bravo! Bravo! La ciliegina sulla torta deve giocare questo piuttosto che quest'altro. Ma perché ci stanno figli e figliastri? Fatemi capire. Ma perché questo è più figlio di quello, quello è più amico di quell'altro? Per me gioca chi corre. Io voglio le coppie. Gioca chi corre, chi suda, chi conosce le competenze. Non gioca l'amico degli amici. Perché se giocava l'amico degli amici, giocava mio genero, Manuel Ricci, che è un grande giocatore. Punto. E quando mi è stato detto dallo Tito, giustamente, mister, non si può, giusto presidente, non si può. Punto. Chiuso l'argomento.
perché è giusto, perché i ragazzi fanno lo spogliatoio, vivono la loro vita e fanno il loro, hanno i loro rapporti e Manuel sarebbe stato in difficoltà. Quindi era giusto, quando una cosa non è logica è giusto riconoscerla, punto, chiuso l'argomento. Quindi io tutti i giorni mi sentivo una perla, ma una perla ragazzi, una perla tutti i giorni, una perla al giorno. Ma te senti quello perché non è che sono davanti, una perla al giorno. Quindi avevo altre cose da fare, altre cose a cui pensare e andavo avanti per la mia strada, pensando in buona fede, e sbagliavo, che comunque ci fossero interessi molto più importanti del sistema di gioco o di un'altra cosa. E quindi parlando di sistema di gioco, adesso io vi faccio una domanda. Franco, avevi un'esperienza tanta di campo che mi puoi aiutare a far capire questo concetto che sto per dire. 4-2-3-1 è un sistema? Premetto, chi crea una cosa, per chi ha visto il film Una donna in carriera, quando arriva davanti all'ascensore dove cade il progetto, capisce la battuta, perché ha capito bene, chi non ha capito chiedo scusa. Conosci pregi e difetti se l'hai creata una cosa, no? Quindi sai dove casca l'asino, dove è vulnerabile, dove è forte, dove è modellabile. 4-2-3-1, fatemi uno schema in mente. A Coverciano ti insegnano una cosa, che ai calciatori bisogna dare compiti e funzioni. Compiti e funzioni significa che i giocatori devono sapere tutto ciò che devono fare in campo, a favore e contro, cioè nella fase difensiva e nella fase offensiva, proposto sia su se stessi che sul compagno, che sul reparto, che sulla squadra. Quindi compiti e funzioni, se tu cambi sistema, cambiano i compiti e funzioni. Quindi ogni volta che cambi, tutto il lavoro precedente viene buttato in un secchio e viene fatto un lavoro nuovo, e quindi si resetta tutto e si riparte da zero. Detto questo, che cosa succede? Nel momento in cui tu cambi, crei un danno psicologico al giocatore, perché porti dei dubbi. Allora, qual è il sistema di gioco più vicino al 4-2-3-1, che basta spostare una sola pedina e rimangono tutte le compiti e funzioni e solo uno deve fare? Basta rendere il trequartista e spostarlo davanti alla difesa che diventa 4-3-3, punto. Allora io dico, ma così come ho provato Lanzaro terzino per tutta la preparazione, per quale motivo? Lanzaro era una condizione atletica che aveva bisogno di perdere peso, era una condizione atletica, essendo una struttura molto grande, di dover fare corsa. Se lo metto lì dietro contro i dilettanti o contro gli amatori e rimane lì fermo e tocca una palla a partita, ma secondo voi quanti mesi ci metto io a fargli perdere peso a quello? D'accordo? Allora Maurizio, fammi la cortesia, fai il terzino, così apprendiamo questa condizione un po' prima. Grazie mister, era la cosa che le volevo chiedere io. Senti, fai una cosa, fai quest'altra cosa, perché se durante il campionato siamo in esigenze perché uno ha la febbre, uno è squalificato e un altro mese è stirato e non posso andare a comprare sempre giocatori, vedi un po' se tu sei in grado di poter fare questo ruolo e facciamo un esperimento. Con tutti spiegavo mano a mano questo passaggio, per poi arrivare il giorno finale a dire guarda, questa è la soluzione migliore. Adesso vi faccio una domanda, sapete qual era la mia formazione tipo da poter concludere fino alla fine del mese? Io ve la dico, poi voi siete in grado di poter fare quello che volete. Se vi dico questo è perché io avevo i rapporti e so cosa stavo dicendo e so cosa ci scambiavamo come opinioni con le persone dirette interessate. La mia formazione tipo era questa e non è 4-2-3-1. Colombo, Gori naturalmente in porta, Colombo, Lanzaro, Trevisan, Giacomini, Gian Donato, Pestrini, un regista e un mediano, uno di costruzione e uno di rottura, Nalini a destra che strappa, mi serve un crossatore, non mi serve uno che fa l'uno contro uno centrale, ho fatto le prove, ho visto che non ci sono, perché il mercato mi sta dando non Cacia, e poi apriamo il capitolo Cacia, non mi sta dando Cacia il mercato mi sta dando altre cose, mi sta portando altre cose, quindi mi serve un crossatore, non più un trequartista che entra tra le linee. Gabbionetta a sinistra che affonda e mette, e la coppia di centravanti, due centravanti, Ciani e Sforzini. Adesso quando io ho due giocatori di 1,90 m l'uno con gamba, fisico e capacità di attaccare la porta e io crosso dal fondo e loro partono e colpiscono con un mediano che viene da dietro che si chiama Gian Donato che ha il tiro da fuori, secondo voi è una squadra forte o non è una squadra forte questa? Detto così, io stavo facendo le prove per arrivare a questo. Quando ho fatto le prove centrali portando i giocatori ad attaccare centralmente è perché avevo capito che probabilmente lì avevo delle difficoltà, perché questi giocatori centralmente avevano qualche problema. Ma il giocatore che mi portava a fare questo ragionamento si chiama Daniele Cacia, che per 3 notti di seguito io personalmente, dopo aver chiesto permesso, mai prendere iniziativa da solo, dopo aver sempre bussato alla porta, posso telefonare e parlare con questa persona?
Questa persona dopo tre notti mi dice, tanto poi glielo chiamerete, lo chiamerete. No, no, mi dice: mister, ho due richieste in B, anche due richieste importanti, le dico la verità, scendere in Serie C mi pesa, ma Salerno non si rifiuta. Detto questo, Cacciati Caranzaro, perché io chiamo Daniele e gli parlo di Salernitana? Perché io so cosa significa per un ragazzo orgoglioso come lui, caratteriale come lui, e dirgli: Daniele, quella curva contiene 15-20 mila persone, quella curva diventa la tua curva, tu cammini per strada e la gente ti fa camminare sollevato da terra. Gli trasmettevo l'adrenalina che io già percepivo di mio e gliela trasmettevo. È diventato un problema non più economico, è diventato un problema emotivo per il ragazzo. E io gli dicevo: ma che tu vai a giocare lì, e lì ci sono 5.000 persone, tu 5.000 persone ce l'hai all'allenamento, tu per come sei fatto, per le emozioni che hai provato nella tua vita, per le caratteristiche caratteriali che hai, se vai lì ti addormenti, non ti porta niente, solo il nome dietro la maglietta è la differenza, per il resto non ti porta niente. Daniele, vieni da noi, fidati. Va bene, mister, che cosa bisogna fare in quel momento? In quel momento bisogna avere il foglio pronto e farlo firmare. Dopo si sistemano le altre cose, signori. Capocannoniere del campionato di Serie B, non un pinco pallino qualunque, non uno qualunque. Ma detto questo, io sto offendendo Mendicino e Ginestra, e non li offendo, ora vi spiego perché. Perché quando mi venivano fatti nomi di categoria, io rispondevo: noi abbiamo Mendicino e Ginestra, il meglio della categoria, non abbiamo bisogno di prenderne altri. No, calma, calma, non abbiamo bisogno di prenderne altri, perché questi danno ampia garanzia in tutto e per tutto, perché sono due giocatori forti. Ora vi spiego che cosa voglio dire. Sono due giocatori forti, se dobbiamo andare per categoria, altrimenti dobbiamo aumentare il livello e prendere qualcosa di livello superiore. Esco da questo tema un attimo e entro nel tema Ginestra, perché ci tengo e mi sta particolarmente a cuore, quindi colgo l'occasione sulla battuta che è appena stata fatta. Mi viene detto che in questa squadra ci sono giocatori che non rientrano nel progetto tecnico, ma questo a giugno, non rientrano nel progetto tecnico. Io, uno di questi è Ciro. Io rispondo in questo modo: Ciro probabilmente 38 partite non le regge, Ciro probabilmente un ritmo intero a 300 all'ora come lo voglio io non lo regge, Ciro probabilmente è un giocatore che qualche difficoltà la può anche avere, però quando gioco in casa e sono a mezz'ora dalla fine e sto 0-0 e sto schiacciando l'avversario in area di rigore e so che lì mi serve un giocatore che in area di rigore sa che cosa significa essere un giocatore d'area di rigore e essere un bomber, se faccio così e mi giro dietro non trovo un ragazzo del 97, trovo Ciro Ginestra. E Ciro per me è molto importante, perché se vuoi vincere il campionato è Ciro che te lo fa vincere, perché nei momenti difficili è quello che entra e ti risolve le situazioni. Ciro, ti sta bene? Mister, non poteva farmi un discorso migliore. Ciro, tu sei parte integrante, non solo, sei il nostro capitano. Punto. Secondo voi cosa mi ha risposto? Come è andata a finire la porta tra me e Ciro? Troppe soldi, se ne dai. No, no, questo no, questo no. Ciro ha capito perfettamente il problema, ha capito che era il leader della squadra, ha capito che era uno dei personaggi più importanti della squadra. Io gli ho parlato davanti a tutti e ho fatto questo ragionamento, non testa a testa, gli ho parlato e lui ha capito perfettamente il mio messaggio e lo ha accettato. Ma non puoi pensare di essere un vincente senza avere giocatori così importanti che nei momenti decisivi sanno cosa significa essere vincenti e saper trasformare e trasferire le proprie capacità al gruppo. Quindi questo era per chiarire un aspetto Ginestra. Secondo voi tra me e Ginestra c'è stato un problema? Impossibile parlare in questi termini, è impossibile, punto. Torniamo un attimo indietro. Viene realizzata questa squadra, Lanzaro è una mia scelta, Colombo è una mia scelta, Trevisan è una mia scelta, Gabbionetta è una mia scelta, Gian Donato è una mia scelta, Giacomini non è una mia scelta ma è un mio avallo, perché Giacomini è un giocatore che ho già avuto in passato e so quanto è bravo Giacomini,
è un giocatore molto molto bravo, è un giocatore molto molto forte, aspetta, no, scusa un attimo, ma è un giocatore che cede in continuità. Quindi, essendo uno che probabilmente per 38 partite non ce l'hai sempre uguale, a volte non ce l'hai proprio perché, come abbiamo visto in preparazione, è soggetto ad andare incontro a qualche problema muscolare per una questione fisica, perché è un giocatore molto potente e, come tutti i giocatori potenti, rischiano questo tipo di infortunio. Quindi, detto questo, io nei confronti di Giacomini ho dato l'avallo perché so quanto è bravo, ma avevo bisogno di integrarlo con un altro giocatore che potessero essere in competizione e quindi di poter avere due alternative in quella zona del campo. Non a caso Colombo, Scalise, Lanzaro si sono alternati molto spesso lì. Non a caso dalla primavera, dalla Beretti, scusate, abbiamo preso Tarallo per portarlo su, malgrado fosse il 97, proprio perché c'era questo tipo di esigenza. Ora vi sto annoiando, ma vi sto raccontando delle storie reali. Non ho parlato di Castiglia, Russo. Non ho parlato di Russo. No, sto parlando del mercato. Perché questi, secondo me, sono il mercato. Mendicino non è un mercato, perché Mendicino è un giocatore che comunque era solo un problema di entrata e uscita di contratto, quindi era già un giocatore della Salernitana lo scorso anno. Castiglia, mi viene proposto Castiglia, io dico preferisco Bovo, per tanti motivi preferisco Bovo. No, si prende Castiglia. Vabbè, via Castiglia. No. Guardate, siccome tutti quanti andate sempre sul discorso economico, lo dico, allora mo finisco questo argomento e vi parlo di quello che è l'aspetto economico di questa società. A me, scusatemi se mi permetto, lo so che probabilmente potrei essere impopolare, ma io dico quello che penso. Dico quello che penso, non lo faccio per popolarità, lo faccio perché è una cosa per la quale, perché so che quello che dico è reale. A me, il signor Lotito, il signor Mezzaroma, con me sono state delle persone perfette, non hanno sbagliato una virgola, non hanno mai sbagliato un intervento, una parola e un gesto, mai. E cosa vi ha detto a me? A me, io non posso che parlare bene di Lotito e Mezzaroma, della proprietà. Aspetta, non posso che parlare bene, e vi spiego perché. Io vi sto spiegando le cose, se le volete ascoltare sono... E vi spiego perché quando ci siamo visti a Villa San Sebastiano a Roma, il presidente Lotito mi ha detto: mister, questo è il budget e questo è l'obiettivo, vincere, e vi posso garantire che il budget è tre volte superiore a un qualunque budget di Serie C, tre volte superiore. Cosa devo dire a un presidente del genere? Marotta, non so se c'era Franco quel giorno, c'era Vagliano sicuramente. Ascoltate questa qui, questa è Caruccia, eh? Ascoltate questa. Quando siamo in ritiro, il presidente arriva e mi dice: mister, siamo fermi sugli attaccanti, qual è questo nome che ci sblocca? Io gli dico quasi nell'orecchio: presidente, questo nome qui. Lui prende il telefono e mi fa: chi è il procuratore? Tal dettaglio. Prende il telefono, chiama immediatamente il procuratore davanti a me, ma purtroppo la stampa era tremenda e ha sentito tutto. C'era una roba. Erano presenti loro, chiama davanti a me e sblocca la situazione. In un minuto l'ha sbloccata la situazione. In un minuto. Qui Ciani, in un minuto. Ciani probabilmente, dal punto di vista della classifica marcatori gol realizzati, è un giocatore che non vi dà grandi entusiasmi, ma vi posso garantire che è un grandissimo talento, è uno di quelli che aveva bisogno del posto giusto e dell'ambiente giusto e della situazione giusta per esplodere, e a chi gli esplode in mano una bomba bellissima, tra virgolette, perché è un grandissimo talento, è un giocatore molto forte che andava, come Giandonato, messo nelle condizioni di potersi esprimere, punto. Quindi, quando io ho un presidente che mi accontenta sul mercato, voglio Lanzaro, arriva Lanzaro, voglio Trezza, arriva Trezza, voglio Colombo, arriva Colombo, voglio Gabbianetta, con grande sacrificio economico, e arriva Gabbianetta, voglio Giandonato, e arriva Giandonato, voglio Ciani, e Ciani è subito pronto a partire per venire qui, voglio Sforzini, e lì c'era un problema diverso, voglio Cacia, e lì il problema di Sforzini è legato più alla società di uscita che alla società di entrata, voglio Cacia, e Cacia è preso,
Ma io cosa gli devo dire a questo presidente? Gli devo dire grazie, presidente, perché lei l'ha messo nelle condizioni di lavorare nel miglior modo possibile. E mi ha detto una cosa importante. Io ho tante cose da fare, io giudico i fatti, non le chiacchiere. Quindi se le cose funzionano andiamo avanti, se le cose non funzionano io cambio in un minuto. Ha cambiato in un minuto. Ma perché le cose non funzionano? Io questo ancora non l'ho capito, ma stiamo qui insieme, lo capiremo probabilmente. Probabilmente lo capiremo tutti quanti insieme. Punto. Vi ho raccontato un po' di aneddoti per farvi capire con quale coefficiente di difficoltà è stato affrontato questo inizio di stagione e cosa si stava facendo per far sì che questo andasse avanti. In tutto questo era scattata una cosa a mio avviso molto bella, che bisognava conoscere il vostro umore per capirla. Ma siccome il vostro umore viene molto spesso ignorato, perché si fa allenamento a porte chiuse? E non si può fare allenamento a porte chiuse, non si può. La gente non viene a contestarti a prescindere. Non si può fare allenamento a porte chiuse. La gente a prescindere non ti viene a contestare. Se lo fa c'è un motivo e te lo meriti e lo devi ascoltare il motivo. Non puoi far finta di niente. Non puoi tapparti le orecchie, il naso, gli occhi e far finta di niente. Devi ascoltare l'umore della gente. Perché tu lavori per la gente. Perché sono loro che vengono allo stadio a dirti le cose. Lo fai per loro. E cosa fai? Tu fai l'allenamento a porte chiuse. Va bene, non c'è l'omologazione. Mi stai prendendo per il culo per l'ennesima volta. Ma io sono intelligente e sorrido perché non voglio creare tensioni, perché altrimenti si dice che io sono un pazzo. Io il pazzo sono io. Va bene, andiamo avanti. Arriviamo a tutto, non vi preoccupate. Quindi, che cosa succede? Io vengo preso, giustamente, questa è una domanda molto giusta, chi mi ha voluto a me a Salerno? Questa è una domanda molto giusta, che probabilmente avevo omesso di dire, questa è una domanda giusta, giustissima. Un amico comune fa il mio nome al direttore e gli dice, guarda, secondo me devi prendere lui per tanti motivi, uno dei tanti è che conosce una marea di giocatori. E io, perché tu che mestiere fai, scusa? Se conosco io, conosci pure tu, perché io conosco solo io i giocatori? E devo conoscere due giocatori, però... Conosce l'astro. Boh, e tu io, vabbè, sarà. Quando tu scegli una persona, che sia una fidanzata o un fidanzato, che sia un amico o un collega di lavoro, insomma, quando tu scegli un dipendente, quello che sia, scegli una persona, io credo che di quella persona un po' devi conoscere le caratteristiche, caratteristiche caratteriali, tecniche, emotive, insomma, devi conoscerlo. O lo prendi come un'estrazione da dentro al bussolotto e tiri fuori quello che viene fuori. Quando mi proponi i giocatori, ma come me li proponi questi giocatori? Per un filo conduttore? Non accetto questo, perché qua stiamo parlando di professionisti, questo non lo accetto. Allora, io dico, ma se tu mi dici bianco, giallo, nero, arancione, sì, ma poi restare con quale non ti funziona? Cioè, non, capisco che c'è qualcosa che non funziona, capisco che c'è qualcosa che non va. E allora probabilmente nel fare le scelte sono state scelte fatte così. E io sono uno di questi, fatto così, a caso. Come per dire sì, probabilmente. Probabilmente molti di voi si sono fatti questa considerazione, probabilmente l'hanno fatta anche loro, loro non c'entrano niente. Lo dico, è mezza Roma, non c'entrano niente. Punto. Non c'entrano niente. Sono stati nei miei confronti perfetti. E io nei loro confronti avrò sempre grande rispetto. E il rispetto lo dimostro in questo modo. Mi chiama il presidente l'altro ieri, lo dico, e mi dice, mister, la faccio contattare da chi di dovere, bisogna firmare la risoluzione. Presidente, mi faccia chiamare da chi vuole, il numero ce l'hanno, io sono pronto a firmare la risoluzione. Ieri pomeriggio, nello studio dell'avvocato Spertuti, è venuto Sasà Vallone con la documentazione, firmata molto amichevolmente, anzi forse
detto proprio tra noi, con un sacco di risate, ma non relativa alla, all'amicizia che ci lega tra tutte e tre, molto amichevolmente, firmate, 5 minuti, 10 minuti, ciao Sasà, ciao Mario, ciao Matteo, arrivederci, è stato un piacere, grazie, arrivederci. Molto serenamente, così come la telefonata con l'Odito, molto serenamente, perché c'è un rapporto di totale rispetto reciproco e di un presidente che mi ha aperto il portafoglio e il cuore per realizzare una squadra da sogno per vincere questo campionato. Punto. Quindi ritorno a questo argomento. Io sono sempre un dipendente, non sono. Detto questo, adesso entriamo in quello che è successo domenica pomeriggio alle 2:30. Cosa è successo domenica pomeriggio alle 2:30? Io domenica mattina faccio allenamento, avevamo organizzato un amichevole contro una squadra di calciatori senza contratto, e questa amichevole, per motivi organizzativi loro, era la mattina alle 10, quindi non riuscivano, alle 9:30 addirittura, scusate, non riuscivano ad essere pronti perché la sera prima avevano fatto un'altra amichevole, quindi non riuscivano ad essere pronti, abbiamo deciso di fare l'amichevole tra di noi, di fare una partita tra di noi. Detto questo, voi avete un sacco di tempo per chiarirvi tra di voi, io una volta che ho finito me ne vado, ascoltate perché fa cazzo. Con il Parma però avete saltato, mister, con il Parma. Ah, poi raccontiamo pure il fatto Paletta, perché questo è pure che non c'è. No, raccontiamo subito il fatto Paletta. Perché ve ne siete andato, mister? Stai sbagliando termini e parole. Stavo arrivando allora il domenica pomeriggio alle 2:30, però fammi raccontare il fatto Paletta perché è simpatico. Gabbionetta erano tutto il primo tempo che a Mesba gli stava creando un po' di problemi. Ma Gabbionetta è il suo modo di giocare, non vuole offendere nessuno. È un brasiliano e quindi nel suo modo di giocare c'è il dribbling. E quindi per chi dall'altra parte non conosce Gabbionetta può sembrare che lui lo stia, tra virgolette, scottendo, ma tutta altra cosa. Inizia il secondo tempo, cambia il terzino, io che ho capito la situazione, cambio zona a Gabbionetta e me lo porto vicino a me, quindi me lo tengo lì vicino, gli cambio zona e gli dico: De Nilsson, stai attento, questo ragionamento era stato fatto il giorno prima con la squadra e alla squadra il giorno prima avevo detto: signori, noi andremo a giocare in campi dove ci aspettano con la baionetta e il primo che andranno a menare è De Nilsson, quindi dobbiamo stare attenti a proteggerlo anche dal punto di vista ambientale e caratteriale. Quando succede qualcosa dobbiamo far sentire il peso fisico all'avversario per far capire che non si può scherzare con noi. Una squadra vincente è una squadra che gioca dove vuoi giocare, sul campo bagnato ti batto, sul campo asciutto ti batto, sulle palle alte c'ho più centimetri di te, sui calci di punizione sono più bravo, sul tiro da fuori sono più bravo, sulla corsa corro di più, sul palleggio di più. Questa è la squadra che vince. Non c'è la squadra che vince che è difettosa. Oltre a questo ci metto la squadra che sa, premetto, la squadra che sa essere un gruppo e sorridere, perché le squadre tristi non vengono. Come ha detto un amico mio, casa mori in dalla vita, da Pinù, facci rimanere una risata, lo voglio bene, o no? Giusto? Quindi detto questo, Paletta prende di mira Gabbionetta ed erano vicini a me, la distanza era come da quelle telecamere, e inizia a dirgliene in maniera minacciosa, ma sono cose di campo, succedono dappertutto. Questa situazione si protrae nei minuti successivi. In quest'arco di tempo Gabbionetta non tocca una palla. Adesso Gabbionetta fa l'esterno e gioca sulla linea, Paletta fa il difensore centrale in mezzo al campo, trasmissione della palla, la palla sta andando a Gabbionetta, parte Paletta da 20 metri e gli fa un'entrata in scivolata a piedi pari con i piedi alti, altezza ginocchio, non altezza pallone, tecnicamente per chi fa l'arbitro sa che cosa voglio dire, o per chi conosce le dinamiche di un arbitro, l'entrata in scivolata sul pallone, posso anche prendere il piede, ma c'era il pallone, se vado con i piedi alti vuol dire che evidentemente io vado a fare un altro tipo di intervento, entra con i piedi alti. Detto questo, nell'analisi che io ho fatto fino ad ora non mi sembra di essere illogico, non mi sembra. Quindi nella mia mente la razionalità, sono del segno della Vergine, la razionalità è spiccatissima. Quindi la razionalità
è quella che ti permette in lucidità di capire quando è il momento di fare una cosa piuttosto che farne un'altra. Lui fa questo intervento, io dico tra me e me, poi chi sei un momento e mo, scusate ancora il termine, so cazzi tua, vieni a fare a me questa cosa che hai fatto a Gabrioletta, visto che fai tanto il fenomeno, perché non se n'è andato ma ti è venuto muso a muso? Mi è venuto muso a muso, e questo andavo cercando io, ti faccio capire che qua non ce n'è per nessuno, lo dimostro a te, alla piazza, alla squadra, non ce n'è per nessuno. E dopo questo gesto la squadra ha capito un messaggio importante, la squadra, ho difeso uno di loro, non mi sono fatto i cazzi miei, non ho portato acqua al mio mulino, ho difeso uno di loro. Cosa mi ritrovo?